Ma ciao amanti dei libri, bentornati sul canale. In questo video, anche se con enorme ritardo, io e Stefania vi proponiamo i nostri preferiti del mese di marzo. Siete pronti? Fino all'ultimo non avrei saputo dire qual era il libro preferito del mese. Invece vi dico con il cuore in mano che Cose che non voglio dimenticare di Lara Avery è stupendo ed anche allo stesso tempo indimenticabile. Entra nel tuo cuore a passi leggeri, tanto che, lo ammetto, prima di raggiungere le 50 pagine ero quasi intenzionata a metterlo in stand-by. Poi, però, visto che odio lasciare i libri a metà, mi sono imposta di terminarlo. E per fortuna. Infatti, dopo aver passato lo scoglio dalle prime 100 pagine, la narrazione diventa più coinvolgente. Ormai si è entrati talmente tanto in sintonia con Sammy che non si può non sapere se questa storia avrà un lieto fine. Però no. Se pensate che sopravviva avendo, che ne so, una svolta fantasy o miracolosa, no. Da questa malattia non si sfugge, ma Sammy ha avuto comunque il suo lieto fine. La morte l'ha strappata alla sua famiglia e ai suoi amici, ma non prima di averle fatto scoprire la gioia dell'amore. Il mio libro preferito del mese di marzo è Le pagine della nostra vita di Nicola Sparks, che racconta della struggente e meravigliosa storia d'amore tra Noah ed Ellie, narrata in prima persona da un Noah ormai ottantenne. Nonostante la fama che lo precede, non avevo mai letto questo romanzo prima d'ora, non sono una grande fan di Sparks, così come non avevo mai visto il film che trae ispirazione dal libro, con protagonista un giovanissimo Ryan Gosling. E non avevo idea di perdere una storia così meravigliosa e pudente sull'amore nella sua totalità, storia che mi ha emozionata e commossa. Se anche voi avete fatto il mio sbaglio, vi consiglio caldamente di recuperare, perché vi assicuro che questa lettura vi conquisterà e che difficilmente riuscirete a dimenticare Noah ed Ellie. Questo mese posso parlarvi anche io del mio telefilm preferito. Sono stata contagiata da Luce e dalla sua passione e questo mese mi sono vista tutta la serie di Ray. La prima serie in costume, ambientata nella Francia del 1557 ed incentrata sulla figura della giovane Maria Stuarda. In Italia è stata trasmessa fino alla terza stagione, ma in lingua ne esiste anche una quarta. Mi ha colpita per gli intrighi di corte, le numerose storie d'amore e ovviamente per gli attori strepitosi. Si parla dell'alleanza politica tra Francia e Scozia, ma il tutto è condito da problemi religiosi ed affari di cuore. Ogni personaggio è ben delineato e riuscirà a colpirvi per le sue peculiarità. Vi affezionerete a tutti, anche se, lo confesso, il mio preferito resterà sempre Bash, il figlio illegittimo di Re Enrico, interpretato dal bellissimo attore canadese Torrance Coombs, che qualcuno ricorderà già di aver visto nella serie I Tudors. Il mio telefilm preferito di marzo è The Crown, che segue le rivalità politiche e la storia d'amore della regina Elisabetta II, nonché gli eventi che hanno segnato la seconda metà del XX secolo. Pare sia la serie più costosa trasmessa da Netflix. La inserisco nei preferiti perché è una vicenda di empowerment femminile, oggi tema attualissimo. Si parla dell'ascesa di una donna che ha avuto il potere in eredità e ha dovuto imparare da giovanissima a calarsi in un ruolo che tutti credono di poter svolgere meglio di lei. Per Elisabetta il trono è più un dovere che un desiderio ed è costretta ad affrontare quotidianamente una sfida dopo l'altra, dalle difficoltà del rapporto con il marito Filippo, poco avvezzo all'inizio ad accettare una moglie così ingombrante, a quelle con Winston Churchill, il suo primo ministro. Io ve la consiglio fortemente perché è davvero ben fatta, gli attori sono bravissimi a calarsi nelle parti dei nobili aristocratici, i costumi affascinanti e le musiche suggestive. Come personaggio del mese eleggo Clay, dal romanzo trasformato da poco in serie televisiva 13. Mi ha fatto tanta tenerezza, vi anticipo già che il romanzo non mi ha convinta in toto, forse anche a causa della scelta narrativa che ha adottato l'autore, ma questo personaggio mi è rimasto impresso nel cuore ancora di più di Anna. È rispettoso, è deriso dai compagni di scuola proprio per la sua educazione e gentilezza e si rivela uno di quei ragazzi unici, perché belli dentro, un cuore d'oro e una dolcezza infinita. Nel mese di marzo ho visto parecchi film al cinema, tutti pressoché da dimenticare. Il peggiore in assoluto, lo devo dire perché mi sento in dovere di proteggervi da una simile schifezza, Ghost in the Shell. Ragazzi, una roba improponibile.
L'unico che merita di essere menzionato è senz'altro il live action della Bella e la Bestia. Tutti conoscete la celebre storia. A me è piaciuto tantissimo, l'unica pecca riguarda i cambiamenti dei testi delle canzoni. Questa novità non mi è piaciuta affatto. Ho invece apprezzato la vicenda riguardante la madre di Belle. Sembra che abbiano voluto conferire una maggiore profondità alla storia. In ogni caso, resta che preferisco comunque il cartone Disney. Ed eccoci ai saluti. Grazie per averci seguite. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su. Se volete dirci la vostra sui preferiti del mese, cosa che sapete a noi fa sempre piacere, vi basta lasciare un commento qui sotto. Per non perdere nessuno dei nostri video, vi basterà iscrivervi al nostro canale. È semplice e veloce. Basta cliccare su iscriviti e sul loghetto che Lucia ha inserito in sovraimpressione durante i nostri video. Ciao a tutti e alla prossima!